La letteratura non fermerà disastri come le guerre con cui disseminiamo la nostra storia, ma può essere uno strumento utile per riconoscerci tra noi ancora come umani. Sono queste alcune delle parole di Nicola La Gioia, scrittore tra i più importanti romanzieri e promotori culturali e del panorama letterario italiano contemporaneo, che questa mattina ha ricevuto dalle mani del rettore Liborio Stuppia il diploma d'onore dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, nel corso di una cerimonia che si è svolta al Museo Michetti di Francavilla al Mare. L'attribuzione dell'onorificenza è stata promossa dalla Scuola di Studi Umanistici dell'Ateneo d'Annunziano e dai due dipartimenti che la compongono, quello di Lettere, Arti e Scienze Sociali e quello di Lingue, Letterature e Culture Moderne. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Festival Letterario Squi Libri. È un grande onore ricevere appunto il diploma, innanzitutto perché arriva da un'istituzione accademica importante come l'Università Gabriele d'Annunzio. E poi perché arriva forse in un momento della mia vita di scrittore in cui qualche somma, almeno sul primo tempo, chiamiamolo così, si può tirare. Nato a Bari nel 1973, Nicola La Gioia è autore di racconti, saggi e romanzi pluripremiati come Occidente per principianti, Riportando tutto a casa, La ferocia, premio Strega nel 2014 e La città dei vivi, tutti pubblicati per Einaudi. Direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017 al 2023, La Gioia ha fatto anche parte della giuria della 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Per il rettore Stuppia, l'onorificenza d'Annunziana attribuita a Nicola La Gioia dimostra la sempre crescente attenzione che l'Ateneo dedica al panorama culturale e letterario contemporaneo. Credo che noi stiamo anche cercando dei testimonial del processo che noi vogliamo portare avanti, cioè quello di diffusione della cultura, e quindi stiamo anche cercando di dare dei titoli accademici a delle persone che in qualche modo nel loro fare cultura siano in grado di diffondere dei messaggi. Nicola La Gioia è un descrittore formidabile della realtà italiana contemporanea, delle città italiane, della storia delle città italiane, e io credo che sia assolutamente meritato ricevere questo premio. Letteratura e il contesto contemporaneo. Che periodo sta vivendo la letteratura in questo momento storico-politico? Non faccio mistero a dire che l'attuale governo è forse tra i più ostili agli scrittori, artisti, registi che io abbia mai visto negli ultimi decenni. Cioè, nonostante la letteratura e l'arte sopravvivono, anzi, anche in contesti complicati, anche in contesti istituzionali che la rifiutano, noi siamo un paese molto interessante da raccontare, l'Italia. Spesso siamo un laboratorio anche dal punto di vista politico in anticipo sugli altri paesi, non necessariamente come elaborazione del meglio. Quindi insomma, per un cittadino magari complicata, per uno scrittore invece molto interessante, secondo me, vivere in Italia e raccontare questo paese. La letteratura può essere un modo per riconoscerci ancora fra di noi come esseri umani nonostante i disastri di cui noi disseminiamo la nostra storia. Kafka e Thomas Mann non impediscono il nazismo, il fascismo, ma anche grazie a Kafka e Thomas Mann noi rimaniamo umani, ci riconosciamo ancora come esseri umani nonostante appunto il nazismo, lo stalinismo, il fascismo, le guerre, eccetera eccetera. Però in questo momento non è che uno scrittore scrive il libro migliore del mondo e questa cosa afferma la guerra, questa è veramente una pia illusione.